Ciao, sono Stefano Migliorini di TOC. Ale, dai, dai! Per noi il TOC Tribe è la condivisione della passione, della voglia di pedalare insieme e di vivere momenti felici con i TOCer che sono i possessori delle TOC. Lo spacchiamo sto sentiero. Grande mago! È la prima volta che fa un Tribe. Daniele inizia a bere. Per forse dimenticare. Vai bionda! Ciao a tutti, bentornati su Mountain Bike Cult. Siamo a Molveno, quindi sull'altopiano della Paganella. Ma cosa siamo venuti a fare? Ospiti di TOC, stiamo per prendere parte al TOC Tribe. Che cos'è il Tribe? È un evento, un raduno con il quale TOC intende entrare in contatto con tutti gli amanti del marchio, con tutti i possessori di bici TOC. Un evento al quale parteciperanno ben 370 TOCers, 370 persone che da domani, anzi da questa sera, dalla cena, avranno modo di entrare in contatto, di pedalare insieme agli ideatori, i creatori della bici che hanno acquistato. Un qualcosa che non succede tutti i giorni e direi che è davvero unico nel suo genere. Entreremo nel vivo di questo raduno andando a conoscere quella che sembra essere una grande famiglia. È la prima volta che fa un Tribe e sinceramente mi sono trovato benissimo, una cosa entusiasmante e spettacolare. Non avevo mai creduto di trovare una grande famiglia così. Poi la storia che c'è dietro, insomma, sia Stefano, Livio Supo, tutto il team che c'è dietro. E poi direi amore a prima vista, appena ho visto la TK01R era già innamorato, poi ho visto la Yellow Edition e ho detto deve essere mia. Ciao, sono Denis Fumarola, in arte Dino, come tutti mi chiamano. Dopo un trascorso nell'agonismo nella mountain bike con penso discreti risultati, mi sono avvicinato a quello che è il mondo dei bike con la filosofia TOC, perché penso che il divertimento, l'ebbrezza, il brivido sia comunque legato a questo mondo, star nella natura, poter fare cose che normalmente non riuscirei a fare. Oggi saranno tre i giri previsti, Eco, Trail e Boost, si chiamano proprio come le modalità d'assistenza del motore Shimano che equipaggia le bici TOC. A me è stata affidata una TK01 in versione RR, ovvero quella Ducati Corsa allestita con sospensioni Ohlins. Cercheremo di seguire i TOCers sul percorso Boost, quindi quello più impegnativo, più arduo, sarà sicuramente divertente e ci divertiremo insomma insieme a tutti gli altri possessori di bici TOC. Salvatore, dura? Porca non è scontata, dai! No. C'è qualche piccola salita, bisogna prendere più distanza. Sentiero Macazzuto? No, un tratto di sentiero tra poco. Lo spacchiamo sto sentiero. Non
Finisce qui sul lago di Molveno il nostro Talk Tribe, un evento unico nel suo genere, divertente, è stato davvero bello vedere il sorriso sul volto di tutti quanti i talkers, e questo è un qualcosa che rende orgoglioso sicuramente Stefano Migliorini, CEO di Talk, al quale va fatto un grande applauso per aver organizzato un evento, un raduno come questo, che accorcia le distanze tra l'azienda, tra Talk e l'utente finale, e questo rende davvero orgogliosi i talkers di possedere una bici come questa. Voglio fare soltanto un piccolo appunto su quello che sono gli ambassador di Talk. Ieri abbiamo fatto un incontro con loro, con Dario Costa, pilota, aviatore, pilota di Red Bull, italiano. Lui è quel folle uomo che è passato all'interno di un tunnel con un aeroplano. Ci spiegava di come in realtà tra mountain bike ed aeroplano le similitudini siano molte e di come lui la sfrutti per concentrarsi nel bosco e affinare la tecnica e migliorare i propri riflessi. Ragazzi, io qui da Molveno ho concluso, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, continuate a seguirci e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!